Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra partecipazione, una partecipazione così numerosa e qualificata, sottolinea come oggi stiamo scrivendo una spagina importante per il capoluogo di eh, Regione. Eh, stiamo scrivendo una pagina importante per tutta la nostra eh, regione, per il Centro Italia, perché quest'opera che oggi presentiamo insieme al presidente Acquaroli, che l'ha voluta con forza l'amministratore delegato eh, di ANAS, nostro gradito ospite, il sindaco Silvetti, col quale per la prima volta parliamo eh, formalmente in una conferenza stampa di infrastrutture della grande Ancona e il commissario per la realizzazione dell'opera l'ingegner Paolo Testaguzza questa opera e questo lavoro rappresenta un tassello fondamentale non solo per Ancona come dicevamo in precedenza, ma per riconnettere Ancona il nostro capoluogo di regione al resto della regione, questo lo dovrà fare politicamente ovviamente, poi anche il sindaco Silvetti che in questo si è dimostrato già molto eh, capace, ma per riconnettere le marche al centro Italia, perché Ancona con questa opera, con il raddoppio della strada statale 16, per la quale mi complimento con Anas e con l'amministratore delegato, perché i lavori sono sotto gli occhi di tutti, stanno procedendo in maniera... Molto rapida, molto eh, concreta e ci danno grande fiducia nel futuro. E con ciò che presenteremo insieme a Danas il 12 gennaio, il 12 febbraio, eh, i, la consegna dei lavori per l'apertura della Galleria della Guinza all'interno dell'itinerario Trafano e Grosseto rappresentano l'idea che trove, trovate. Nel piano infrastrutture marche 2032 adottato dal presidente Acquaroli e dalla sua giunta poche settimane fa, per la costruzione di un corridoio europeo di trasporto sicuro tra la Turchia, i Balcani, i porti della Grecia, il porto di Ancona, i porti del Tirreno, grazie alla Fano Grosseto e alla Roma-Ancona ferroviaria eh, verso civita vecchia e con la fano grosseto verso livorno piombino e la spezia, un corridoio europeo di trasporti sicuro perché come voi vedete l'economia italiana ed europea sta soffrendo le crisi regionali che purtroppo riempiono le pagine dei nostri giornali e i nostri telegiornali quotidianamente. La crisi del Mar Rosso ci preoccupa, preoccupa i porti italiani eh, la crisi eh, e la guerra tra Russia e Ucraina preoccupa particolarmente, dobbiamo realizzare dei corridoi sicuri. E quale corridoio sicuro se non quello che arriva in maniera diagonale dai Balcani al porto di Ancona, che ha delle caratteristiche fisiche, naturali, proprie, come infrastruttura che permette un pescaggio fino a 14 metri? Eh, e un collegamento di cui parlava Napoleone nel 1806 tra il porto di Livorno e il porto di Ancona. Dobbiamo dire che dopo 200 anni e 50 anni, io vivo eh, in quel territorio, eh, 50 anni di promesse eh, vane. Oggi il presidente Acquaroli ha portato nella nostra regione un grandissimo risultato. Io lo ringrazio perché mi ha lasciato lavorare eh, con grande flessibilità. Eh, ci ha lasciato lavorare insieme a Danas dando grande fiducia alle nostre strutture e oggi eh, riportiamo un risultato per le Marche e il Centro Italia molto importante. In tutto questo io vorrei ringraziare il presidente Acquaroli me lo permetterà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che nel suo primo intervento eh, come Presidente del Consiglio al Cipes ha finanziato queste opere. Il Commissario Testaguzza sa benissimo che mancavano circa 50 milioni di euro per la realizzazione dell'ultimo miglio. Insieme a Anas, al Ministero e al Presidente del Consiglio abbiamo trovato eh, la copertura totale per la realizzazione dell'intervento. Io mi taccio qui sapendo che stiamo costruendo una pagina importante eh, sulle infrastrutture del centro Italia e eh, nell'interesse anche dell'Unione Europea. E passo direttamente eh, la eh, parola all'amministratore delegato eh, di eh, Anas, l'ingegnerisi. Grazie Assessore, Presidente, buongiorno, Signor Sindaco, Commissario. Un saluto a tutte le autorità presenti, a tutti quanti. Devo dire un grazie sincero all'Assessore, ma a, a tutta la squadra della Regione con la quale abbiamo lavorato, collaborato. E qui oggi siamo a celebrare la consegna dei lavori formale che è avvenuta qualche ora fa con l'impresa Donati, che è qui presente, la consegna formale di, di quello che è un, un caso di successo. No? L'ho detto prima: eh, studiamo tutti quanti no, sui libri eh, le infrastrutture strategiche, le, le immaginiamo, le progettiamo e qui finalmente abbiamo la realizzazione di quest'ultima connessione che è fondamentale rendere accessibile un porto strategico per il territorio ma non solo quindi anche per il paese quindi sono molto orgoglioso e felice di essere qui l'abbiamo promesso ricordo credo un anno fa no, a, al presidente e all'assessore avremmo lavorato per questo obiettivo e per una volta lo, lo portiamo qui come risultato raggiunto da una squadra che ha lavorato molto bene insieme. Molto bene non soltanto su questo aggiungo io perché c'è stata una grande sinergia eh, una grande Determinazione, una grande eh, spinta da parte dell'assessore che eh, trova sempre lo spazio per una telefonata e per un feedback importante. Questo è fondamentale perché nel bene e nel male ci ha consentito di alzare l'asticella, l'ho detto prima, e celebriamo oggi un anno importante no? dove abbiamo tanti cantieri che sono finalmente stati sbloccati, altri, altri in, in corso. Si è parlato della variante della. Della 16, separato dalla variante della Salaria, delle 78. Quindi, diciamo, non stiamo parlando di progetti che devono venire, ma di realtà e questo, secondo me, è importante. Dopodiché, io un cenno lo farei sul cantiere di quella che io considero la grande opera per eccellenza, cioè la, la cura dell'infrastruttura esistente, che è un segnale di attenzione per il territorio. È, ahimè, anche fonte di sacrifici per il territorio perché ci possono essere code, ci possono essere momenti nel quale in qualche modo diamo fastidio, però vi voglio dire il numero più importante. Quest'anno abbiamo raggiunto i 130 milioni di manutenzione programmata sui 1500 km della viabilità delle Marche ed è un record assoluto, che non era mai stato fatto prima e questo si fa soltanto se c'è questa sinergia che è stata richiamata. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille. All'ingegner Isi per il suo pragmatismo e per la sua col, consueta collaborazione con la Regione Marche. Ora, prima di lasciare la parola al sindaco Silvetti e poi al presidente Acquaroli, eh, chiedo uh, all'ingegner Testaguzza di intervenire. Il commissario, avevamo chiesto uh, all'inizio del 2021 che il governo nominasse un commissario per sbloccare l'opera. Eh, questo passaggio è stato fondamentale appoggiato da Anas, Anas ha individuato uno dei suoi uomini io dico migliori perché sta qui eh, nelle Marche, è nato anche eh, nelle Marche, è stato veramente molto veloce nel predisporre il progetto che aveva una serie di eh, problematiche da affrontare e oggi siamo qui alla consegna dei lavori, grazie Ingegner Testa ah, Io ringrazio anzitutto eh, oltre all'assessore per le belle parole per direi la regione eh, Marche nella persona del governatore Acquaroli che ci ospita e che eh, non è stato inerte diciamo alle, alle, nostre, alle nostre attività eh, anzi è quello che materialmente ha anche approvato il progetto insieme al commissario come prevede il DPCM eh, recentemente in data eh, 30 maggio 2023 il che ha consentito eh, di eh, appaltare l'opera il bando è uscito il 28 giugno eh, 2023, eh, ha ottenuto tutti i pareri di valutazione del patto ambientale da parte del Mase, positivi su tutti i eh, 3,3 km di variante al tracciato di collegamento tra la Statale 16, oggetto di ampliamento in corso di esecuzione di raddoppio e il porto di Ancona e, e l'appalto è stato aggiudicato recentemente con de eh, aggiudicazione definitiva efficace datata 12 gennaio 2024. Direi che le attività di consegna lavori il commissario le ha, eh, le ha volute avviare in urgenza come è, è obbligatorio in questo caso trattandosi di un'opera attesa oramai eh, da oltre 30 anni, quindi nessun indugio a avviare le attività oggetto di appalto che sono... Eh, diverse perché si tratta di un progetto di appalto integrato. Perché mi, fermo una, mi fermerei un attimino per dire che l'amministratore delegato, mi sembra oramai un anno fa, eh, chie mi chiese proprio personalmente di accelerare eh, queste attività di appalto utilizzando l'appalto la, la, integrato, che era possibile fino al 30 giugno dello scorso anno. Si, ci siamo riusciti. Grazie a tutti, non solo a, alle attività del, di ANAS, e, e quindi siamo stati in grado di tagliare oltre quattro mesi dal cronoprogramma. Quindi adesso la, ha vinto l'impresa, il raggruppamento temporale di impresa, perdonatemi, che è il Donati SPA, che è qui presente: l'ingegner Donati eh, e anche eh, BASIC SPA, gli olandesi qui presenti che ringrazio anticipatamente stamattina abbiamo discusso e esaminato eh, il progetto non voglio dilungarmi oltre passerei insomma ad illustrarlo eh, perché anche rendere pubblico diciamo questo intervento che è più o meno noto che adesso eh, vedete le slide L'importo e i tempi sono previsti quattro eh, mesi per il progetto esecutivo, che è una delle attività oggetto d'appalto, da oggi, consegna oggi. Eh, ci sono sei mesi per il monitoraggio ante e post operam, le bonifiche belliche, i lavori cominceranno a settembre a seguito delle verifiche di ottemperanza da parte del MASI. Quindi l'importo dei lavori lo vedete, come diceva l'assessore si tratta di questi 150 milioni di euro. Inizialmente erano 99, poi aumentati per effetto di eh, approfondimenti tecnici che hanno tenuto conto della, anche della zona in frana. Qui stiamo intervenendo su un tratto, una frana storica, la famosa frana Barducci. Quindi non abbiamo voluto lasciare nessuna, nessuno spazio all'incertezza tecnica. Eh, L'intervento lo vedete adesso con questa slide. Eh, in coreografia che fa vedere l'allaccio la sull'ospedale di Torrette, dove c'è il raddoppio della statale 16, e vedete: a, a, attacchiamo tutto in nuova opera, quindi senza provocare disagi alla, ai residenti. Ce ne siamo in variante. Un viadotto in corte di 285 metri: una prima galleria naturale di 650 cioè metri, un tratto rilevato, con una seconda galleria, e andiamo a raggiungere l'attuale Flaminia. Dove poi proseguiremo per, eh, per collegarci al porto. Realizziamo anche su richiesta del, del sindaco di Ancona, qui presente. Abbiamo voluto, diciamo, anche assecondare subito in questa fase esecutiva eh, queste esigenze di, di miglioramento della, del, dei livelli di servizio, anche dell'abitato di Torrette. Questa rotatoria che vedete sulla destra, nuova rotatoria di Torrette. Rapidamente, questi sono gli obiettivi del progetto alleggerire la rete urbana eh, dell'area eh, ospedaliera di Torrette e di Torrette tutta dal traffico pesante, migliorando i livelli di servizio. Favorire, attraverso l'adeguamento dei collegamenti, le opportunità di sviluppo economico, certamente per e da, il, da e per il porto. Migliorare gli standard di sicurezza stradali, si tratta di una struttura moderna, una C1, 10,50 metri, due corsie specializzate, e eh, senza eh, interferenza dalla rotatoria di torrette fino alla flamiglia ecco qua meglio rappresentato il tracciato alcune immagini di dettaglio che, eh, di scuola ecco direi le date che ricordavo della giudicazione efficace di poco fa l'importo netto dei lavori è un rendering di come sarà l'infrastruttura che, che abbiamo voluto mimetizzare utilizzando il meno solo possibile e cercando di, 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 di fare un'opera anche sostenibile direi bella, io però sono di parte e questo è poi dopo il, lo sbocco sull'attuale fratiglia ho finito Grazie, ingegner Testacuzza, grazie anche per l'attenzione che ha avuto nei confronti del nostro paesaggio, perché una parola chiave della giunta del presidente Acquaroli è appunto sostenibilità. Sostenibilità garantendo lo sviluppo tramite le infrastrutture della nostra regione, con grande attenzione. Quindi, non solo alla sostenibilità economica e sociale, perché le infrastrutture ce la garantiscono, ma anche attenzione alla sostenibilità ambientale. Con questo passo la uh, parola al sindaco uh, Silvetti che eh, ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato già sin dall'inizio del suo mandato. Grazie, buonasera a tutti. Io mh, oltre a un evidente eh, ringraziamento al presidente Acquaroli, all'assessore Baldelli e ai vertici anas qui presenti. Vorrei solo fare una piccola osservazione. Se qualcuno mi avesse detto nel 1997, quando ero consigliere comunale, che mi sarei trovato un giorno da sindaco vicino al Presidente della Regione, l'Assessore, a annunciare l'inizio di quest'opera così strategica e fondamentale, avrei detto che insomma, mi trovo di fronte a un pericoloso, visionario, un pericoloso visionario. Oggi questo invece è realtà. Mi sento onorato, eh, anche oh, fortunato, non so, però mh, onorato sicuramente, responsabilizzato. Eh, capitale in questo momento così, così fondamentale, importante non solo per Ancona evidentemente, ma per tutta la regione. Qui eh, si dimostra una volta di più quanto Ancona e il buon funzionamento di Ancona, in senso ampio, eh, quale depositario di grandi infrastrutture, del porto in primis ovviamente, del fatto che facendola funzionare bene, essendo a servizio del territorio, riesca veramente a esercitare il ruolo di capoluogo a servizio della regione Marchio. Questa ne è la dimostrazione plastica, è di questo che in realtà ci interessava e ci interessa su più piani, perché è chiaro che per noi la priorità è lo sviluppo del porto e delle attività che vi insistono, tutte ovviamente, la capacità di essere un porto agile soprattutto nel far uscire i traffici pesanti che insistono eh, sul nostro territorio e in particolar modo su un quartiere che è stato vessato per tanti anni. E, per il quale abbiamo fatto battaglie, per il quale insomma, abbiamo sostenuto le ragioni di tanti cittadini e eh, ovviamente, non ultima, la possibilità di, nel suo complesso, consentire la realizzazione di un'opera strategica dal punto di vista economico, ma soprattutto utile, fondamentale, e qui eh, l'attenzione che un sindaco deve dare a ogni cittadino, utilissima e fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale, ma soprattutto eh, garantire la qualità della vita del cittadino. Questo per noi è una priorità, però ecco, questa infrastruttura è, è troppo importante perché si possa ridurre a qualche, eh, a qualche considerazione di carattere squisitamente politico. Eh. Insomma, è questa sindacatura che conoscerà sostanzialmente e formalmente eh, la realizzazione di un'opera che metterà effettivamente in collegamento la regione con, eh, con il resto d'Italia, quindi riuscirà in qualche modo effettivamente a essere eh, la città di Ancona a servizio di una grande iniziativa che trova oggi il suo compimento con l'azione di governo grazie appunto al comitato disposto che eh, riusciamo sempre a mettere e devo dire che in questi primi otto mesi di sindacatura eh, di segnali ne sono arrivati tanti e questi mi agevano non poco nel lavoro di sindaco quindi ringrazio ancora la regione Marche l'assessore Baldelli con il quale esiste un rapporto profico costante eh, mese dopo mese eh, e oggi sicuramente per noi per Ancona e per tutta la città di Ancona è sicuramente un grande giorno eh, che noi consegniamo alla storia della nostra città ma soprattutto della nostra regione grazie grazie sindaco ora presidente a te le conclusioni eh, ti rubo un ringraziamento che tu sicuramente avresti fatto io ringrazio tutte le categorie che sono qui presenti perché aver compattato la filiera istituzionale, ma aver compattato anche la filiera sociale ed economica del nostro territorio è stata una carta vincente di questa giunta sull'intuito del presidente Acquaroli. Quindi vi ringrazio e ringrazio insieme a voi gli ordini professionali e anche molti operatori economici. Vedo anche il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini che hanno dato un impulso fondamentale. Perché finalmente. Con la, giunta, con la giunta acquaroli si potessero sbloccare le marche. Grazie di cuore, presidente grazie, assessore, un saluto a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti del mondo economico, al presidente della Camera di Commercio, a tutti i partecipanti, a questa conferenza stampa molto importante. Eh, tutti gli interventi che mi hanno preceduto, hanno sottolineato la strategicità dell'opera che eh, oggi viene presentata e tutti gli interventi che mi hanno preceduto, in maniera particolare l'ingegnere Isi, l'ingegnere Testaguzza più nel dettaglio, ma soprattutto il sindaco e l'assessore hanno definito come questa opera fa parte di un eh, insieme di opere che si stanno realizzando nel nostro territorio, in maniera particolare parliamo del comprensorio legato al capoluogo, Molto importanti perché aiutano il capoluogo ad emergere con tutte le proprie potenzialità e a ridare però importanza alla nostra regione, perché una regione che non ha un capoluogo forte è una regione che non ha un punto di riferimento. Il raddoppio della statale 16, che abbiamo come cantiere inaugurato durante la pandemia, oggi parliamo dell'ultimo miglio. Fra un po' ci saranno delle novità importanti anche nel porto. E così via dicendo, parliamo, abbiamo parlato della continuità territoriale, abbiamo parlato del, della svolta anche positiva di Interporto, tutta una serie di novità che possono rappresentare un valore aggiunto per questo nostro territorio, un volano che può attrarre non solo risorse ma anche idee imprenditoriali. Certamente non possiamo fermarci qui perché il ritardo accumulato negli anni dalle nostre infrastrutture è un ritardo molto importante. Se penso al ritardo ferroviario, ad esempio, al ritardo autostradale, sicuramente eh, c'è molto da fare ancora, però mi permetto di dire e voglio in questo senso ringraziare Anas, ringraziare tutti gli altri partner. Mi permetto di dire che l'attenzione che ci sta conferendo, si sta conferendo alla nostra regione è un'attenzione che eh, noi cogliamo con molta gratitudine. Parliamo di investimenti importanti anche con la Galleria della Quinza, la Salaria, la Bede Montana, opere che saranno fondamentali a riconnettere e ricollegare il tessuto economico e sociale di un territorio che pure ha sofferto tantissimo in questi anni proprio a causa... Di un isolamento congenito rispetto alle altre regioni, ma soprattutto anche all'interno del tessuto socio-economico regionale. E in questo senso, l'opera che viene presentata oggi è fondamentale. Mentre si guardava l'ultima slide illustrata, guardavo. Il comprensorio di Ospedali Riuniti, dove si sta realizzando con Salesi un'altra opera molto importante per gli anconetani e i marchigiani, ma anche oltre i confini regionali. E eh, pensavo all'impatto positivo di quest'opera nel deflusso del porto, ma soprattutto nell'accesso a questo polo sanitario così importante, fondamentale. Ecco allora. Credo che questo debba essere un, sicuramente un punto di orgoglio, ma un punto di ripartenza per ridisegnare la nostra regione e ridisegnare un po' la valenza del territorio marchigiano. Quindi oggi credo che sia un po' la giornata della soddisfazione, però da questa sera dobbiamo continuare a lavorare per cercare di dare le ulteriori risposte mancanti che sono fondamentali a far sì che questa opera, unita alla Statale 16 e unita al potenziamento del porto, col progetto che noi abbiamo chiamato Penisola, possano diventare un valore aggiunto per tutta la nostra regione. È un'opera, un questa lo diceva bene Francesco Baldelli, poc'anzi importante anche dal punto di vista della sostenibilità, perché... Il porto di Ancona per poter essere attrattivo e competitivo deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale e questa infrastruttura sicuramente rappresenta un'opera che cambia il volto del porto e della città perché permetterà un accesso e un deflusso in maniera molto più veloce. Per chi conosce quelle arterie in entrata e in uscita sapete quanto, eh, quanta, quanto insomma, in termini di problemi di ingorgo si creano. Ora, con questa opera Ancona potrà vivere anche una vocazione diversa che sia complementare e fondamentale a quella che è quella del porto, che è sicuramente la realtà più importante, io spesso la definisco la realtà economica più importante dell'intero tessuto regionale. Però ecco, questa opera, questo ultimo miglio rappresenta una svolta, credo anche per la città. Non dobbiamo fermarci, però dobbiamo anche essere consapevoli dell'importanza dei risultati raggiunti finora e eh, riconoscendo l'importanza non possono non riconoscere e essere grato a chi ha lavorato, perché al di là della volontà politica c'è cioè poi chi nei vari ruoli riesce a portare a casa questi risultati. Quindi l'ingegnerisi, l'ingegner Testa aguzza, tutti coloro: l'assessore Baldelli e tutti coloro che negli uffici, a tutti i livelli, si sono impegnati anche ad arrivare a questo risultato in tempi sostanzialmente brevi, perché un altro elemento importante nella burocrazia italiana sono i tempi e questi vi posso garantire che sono stati tempi brevi anche per la capacità di saper mettere insieme tutte le risposte necessarie a far sì che un'opera come questa possa vedere la luce. Grazie e speriamo di vederci presto per altre importanti novità. Grazie Presidente. Grazie a tutti voi, non so se la stampa ha qualche domanda ma credo che abbiamo esaurito le curiosità in precedenza, quindi io saluto tutti e da ultimo, l'ha già fatto il Presidente, saluto le nostre forze armate e di polizia che ci hanno fatto l'onore di essere presenti e di accompagnarci quotidianamente nei nostri percorsi in sicurezza. Grazie a tutti.